Abbiamo accanto a noi il presidente della provincia, il dottore Raffa. Buonasera. Buonasera a voi. Ecco, parlavamo prima con l'assessore Candido, questa mostra, presidente, si parlava di coraggio, insomma, voglio dire, è un lavoro che sta ripagando. Lei che ne pensa? Sì, naturalmente è un lavoro encomiabile, perché riuscire a mettere insieme le poche realtà che ci sono in Calabria, ma che hanno una grande valenza culturale, come i greci, come gli albanesi, come gli occitani, aggiungere anche i rom, che ormai sono parte integrante del nostro tessuto sociale ed economico del nostro territorio, è un'opera assolutamente meritoria ed è peraltro l'unica strada da percorrere, perché se di minoranze linguistiche si parla, se queste sono delle minoranze che purtroppo stentano ad avere quel riconoscimento che è giusto che abbiano, perché stiamo lottando quotidianamente con il Ministero che taglia anno dopo anno la presenza degli sportellisti sul nostro territorio, anche nelle scuole c'è tutto un percorso di recupero da dover fare, e poter immaginare che si riesca a mettere insieme le varie realtà, ognuno con le proprie specificità e con le proprie identità, è un lavoro assolutamente meritorio che l'assessore Candido sta portando avanti. Per noi peraltro acquista un valore strategico, perché nella nostra realtà, nella provincia di Reggio Calabria, ci sono delle realtà straordinarie che bisogna valorizzare. Ecco, la riscoperta non solo della lingua ma anche di quanto altro sta alla base, ecco, di un linguaggio che è anche comunicazione ma è anche vita vissuta quotidianamente sui nostri territori, fatta appunto di antichi mestieri, fatta di esempi concreti di come si svolgeva la vita dei nostri territori, nei nostri tanti comuni che hanno un'impronta grecanica straordinaria. Per noi è un lavoro doveroso e devo ringraziare anche i sindaci che in questo percorso hanno creato una sorta di condivisione positiva, che sono oggi presenti in questa mostra che vuole avere una valenza che va oltre l'ambito regionale, naturalmente oltre l'ambito provinciale, perché vorremmo, ecco, è una mostra che acquista un suo percorso, un suo itinerario, quindi una mostra itinerante che serve soprattutto per risvegliare la coscienza e risvegliare quel senso di appartenenza che noi vorremmo fosse sempre vivo e vegeto come oggi. Quindi buona l'idea, presidente, quindi non fermare solo nella città di Reggio Calabria questa mostra, ma anche nei paesi dell'area grecanica. Ma naturalmente, perché andando sul posto si coglie intanto l'aspetto, anche incontrando i tanti anziani che ci sono e che vivono con nostalgia quel periodo storico in cui loro erano ancora protagonisti, è un dovere anche morale e sociale verso di loro, ma anche verso la nostra cultura. Quindi noi eravamo greci, da quelle radici greco-cristiane che si sono impiantate sul nostro territorio, ci sono tracce indelebili che noi vorremmo valorizzare per risvegliare soprattutto nelle nuove generazioni e nei ragazzi, grazie anche alle scuole, quel senso di appartenenza che può far guardare al futuro con più ottimismo. Naturalmente, quindi buon lavoro, un complimento anche all'assessore Candido, a tutta Naturalmente, ecco, la nostra amministrazione è una squadra che lavora sul territorio e lavora, devo dire, in modo ben organizzato. Gli assessori hanno il compito di portare avanti un percorso politico che è tracciato dalle nostre linee programmatiche, e la valorizzazione delle minoranze linguistiche fa parte integrante del nostro percorso, dei nostri obiettivi, quindi siamo contenti se riusciamo veramente a avviare un percorso che sicuramente darà grande soddisfazione ai sindaci, ai comuni, ma soprattutto agli abitanti dei nostri territori. Anche noi abbiamo trovato un buon lavoro, questo vi seguiremo nei percorsi che farete con le nostre telecamere, presidente. Bene, questo ci fa onore, perché grazie a voi riusciremo a divulgare sempre di più, a chi non partecipa a questi eventi, sempre di più le bellezze del nostro territorio e soprattutto le nostre tradizioni. Complimenti e buon lavoro, grazie, grazie. Presidente.